Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi mostro quello che ho acquistato dal sito Gamax per quanto riguarda gli smalti semipermanenti. Vi avevo anticipato già nell'altro unboxing dove vi mostravo tutti i prodotti acquistati in questi mesi. Vi ho anticipato che avrei registrato anche questo video inerente appunto a Gamax e ai smalti appunto semipermanenti. Questo è uno dei colori che ho acquistato e adoro alla follia, è davvero bellissimo come colore. Vi illustro velocemente con gli altri colori che ho acquistato e voglio anche aprire una piccola parentesi per chi magari fosse allergico come me al nickel e quindi deve stare molto attento non solo, che ne so, al semplice bagnoschiuma, ma anche a tutti i vari alimenti che mangiamo, ma anche per quanto riguarda gli smalti, bisogna stare attenti e prendere appunto degli smalti semipermanenti che non contengono nickel. Io ho trovato un'estrema difficoltà inizialmente, prima di scoprire ovviamente questa azienda, nel trovare appunto altri smalti semipermanenti, ma anche smalti normali. Principalmente andavo sempre in farmacia, ma aveva dei colori un po' scrausi, non lo so, non avevo questi colori particolari, belli, aveva sempre il classico rosino, il rosso normale, invece qui ho un'ampia selezione di colori. E io ovviamente ve lo straconsiglio perché mi trovo benissimo da anni, quindi se devo acquistare degli smalti semipermanenti preferisco sempre acquistare da loro. Questo ovviamente non è un video in collaborazione, quindi questo è solo il mio parere spassionato, ecco. E, a parte che quando utilizzavo altri smalti di qualsiasi altro marchio, che sia semplice smalto o anche smalto semipermanente, oltre all'irritazione di bolle, ma anche diciamo rossori, mi sentivo proprio sia l'unghia molto indebolita, la pelle attorno al giro cuticola estremamente irritata, poi un prurito che non vi dico, stavo sempre a grattarmi la parte proprio del giro cuticola, infatti era sempre molto disastrata. Invece con questi non ho avuto proprio nessun problema. Come potete vedere, il giro cuticola è idratato e intatto, quindi non mi fanno per niente allergia. E niente, quindi per chi fosse nella mia stessa situazione, vi consiglio appunto di dare un'occhiata a questo sito. Basta le chiacchiere, vi mostro quello che ho acquistato perché sennò qua faccio notte. Loro sono davvero molto carini perché tutti gli smalti semipermanenti, poi all'interno della scatola c'era presente il pruriball, la carta per ovviamente per tenere il tutto ben sigillato, e poi gli smalti semipermanenti vengono sempre inviati all'interno di queste scatoline, poi a seconda di quante ne ho acquistati io ne ho presi un bel po', quindi vi illustro cosa ho preso. Allora, in primis ho preso questo qui. Questo è appunto, serve per il liquido per rimuovere le cuticole. Infatti, è un remover da 15, sta scritto pure sotto, rimuovi cuticole. Questo è il codice appunto sul sito 1906 e mi sono trovata bene. Questo l'ho utilizzato per la prima volta, sì, per la prima volta mi sembra una settimana fa, perché queste unghie le ho fatte una settimana fa. E mi sono trovata davvero bene con questo prodottino e infatti fa rimuovere tutte le cuticole, sia queste qui posizionate appunto in questo punto, ma anche quelle, a volte mi crescono le cuticole anche proprio sull'unghia, quindi queste le rimuove velocemente. Poi con un semplice bastoncino basta spingere all'indietro e poi tagliare l'eccesso, e con questo mi sono trovata davvero benissimo. Poi, allora, come colori di semipermanenti ne ho presi un bel po', mo ve li metto tutti quanti qua così vi mostro quelli che sono presenti all'interno della prima scatolina, poi vi mostro la seconda. Allora, il primo colore che vi mostro è questo qui, che è rosa mattone andante, sempre se mette a fuoco, 9036. Io ho qui anche una bustina in plastica, così vi mostro anche, diciamo, il colore come rende, cioè non ho le tips, si chiamano così, cioè le unghie quelle di plastica per intenderci, e ve lo mostro qui su una bustina.
È davvero un colore particolare anche questo, non so se si nota. Ve lo mostro qua su una bustina, così magari, non so, si vede qualcosa. Sì, eccolo qua. È un bel marrone. Aspettate che c'è, mi sa, troppa luce. Provo a rigirare un attimo la lampada. Perdonatemi se faccio queste cose proprio in live, cioè nel senso mentre registro il video. Ecco, così magari arriva meno luce e potete vedere appunto il colore. È davvero molto bello. Poi ovviamente realizzando due passate il colore è bello intenso e mi piace tanto. Questo sarà il prossimo colore che andrò sicuramente a provare e testare. Questo invece è... aspetta, questo ve l'ho mostrato? No, questo non ve l'ho mostrato. Questo è il rosa naturale, il 9064. Questo è anche molto bello, elegante. È un rosa, come dice il nome, appunto, naturale. Ed è così. Proviamo a metterlo su carta. Vedete? No. È un bel colore. Questo adatto magari per chi deve fare il French oppure qualche decorazione un po' estrosa, un po' tutta colorata, diciamo come non proprio come base, perché come base va messo il trasparente come prima passata di smalto semipermanente e poi sopra andare a fare tutti i vari ghirigori. Quindi è davvero un rosa molto molto carino. Poi questo è quello lì che indosso oggi, che è il blu metallizzato competitive, sì, il 9194. Ovviamente qui sopra non è proprio il colore effettivo perché io sopra ho aggiunto anche una passata di argentato metallizzato che si attiva tramite il magnete. Tramite il magnete si attivano appunto, puoi fare diversi giochi con questo colore metallizzato e quindi vedete anche questa sorta di argentato sopra, questa patina che ho inserito dopo. Quindi il colore reale del 9194 è questo bellissimo, spettacolare blu. Ve lo mostro sempre sul foglietto qua. Questo è davvero molto molto bello. Poi immaginatevelo sulle unghie. Davvero bellissimo. Poi il quarto colore, questo anche stupendo, si chiama Vinaccia Aludel, è il 9054. Questo è davvero spettacolare, è un rosso molto molto bello, tipo rosso sangue, non so se è molto bello. Cioè, guardate, è fantastico. Davvero bellissimo. Questo color vinaccia. Poi ovviamente sul sito trovate anche l'immagine, cioè associata appunto all'articolo, trovate anche l'immagine e anche il video in alcuni colori c'è anche il video dove c'è appunto la stesura. Aspettate che questo non vi ho detto neanche come si chiama. Questo è il rosa tulle, questo già l'avevo preso in passato, infatti l'ho ripreso. Che appunto lo utilizzo proprio come base per fare proprio anche la French ed è differente leggermente da quest'altro che è il rosa naturale. Vi mostro la differenza fra i due. Aspettate che lo stendo e poi vi mostro. Ok, so se si nota la differenza in video. Uno è più tendente al rosa e un altro è tendente più a un sottotono di marrone. Non so se si nota la differenza tra i due. Questo comunque è... l'altro mi sembra che è più chiaro rispetto all'altro. Ne ho messo anche poco, eh. Mi potevo mettere una goccia in più, aspettate. No, questo è il rosa naturale e il rosa tulle devo prendere. Ok.
Questo è il rosa tulle. Metto un po' di più. Ok. Ok, adesso si nota. Cioè la noto io la differenza, quindi credo che anche voi notiate la differenza. E niente, questi erano la prima scatolina, i primi colori che ho scelto. Adesso vi mostro l'altra. Ho preso appunto questi colori qui. Allora, questi sono. Poi c'è anche l'omaggio, mi hanno regalato questo smalto bellissimo rosso, si chiama Rosso Mosca ed è l'1131. Aspettate, vi mostro prima l'omaggio, visto che ce l'ho già qui. Questo è uno smalto, invece quelli che ho acquistato io sono dei semipermanenti. Preferisco il semipermanente perché mi dura di più. Questo è appunto lo smalto. Rosa Mosca si chiamava, Rosso Mosca, anche bello. Poi vi mostro gli altri semipermanenti che ho acquistato. Questo è quello lì che vi dicevo prima, il Cattai grigio, quello che appunto ho realizzato il penultimo strato appunto su questo blu elettrico, e questo con il magnete dà degli effetti spettacolari. Vi faccio qualche passata così provo a prendere anche il magnete, così magari vediamo se vi posso mostrare in camera quello che vi dicevo prima. Aspettate, prendo il magnete. Questo è il magnete, l'ho preso sempre dal sito di Gamax. Boh, non so se questo, comunque il colore è un argentato Cattai. Basso un po'. Vediamo un po' se riesco a mostrarvi. Non so se si nota. Cioè, quando muovete appunto il. Mi sa che qua non si nota nulla sulla bustina. Qua è come in direzione in cui mettete il magnete, in pratica si attivano all'interno. Provo a farlo sull'unghia, aspettate così vedete, perché qua sulla bustina non rende. Provo a farlo qui sull'unghia, poi dopo pulisco l'unghia con un. Dopo ovviamente non viene catalizzato, quindi posso tranquillamente toglierlo con. Ok, vabbè, ho fatto una stesura orrida. Quindi a seconda, non so se si nota. A seconda di dove passa il magnete, vedete, si attivano il pigmento e diventa più, vedete, questo effetto Cattai. È davvero bello. Poi volete fare tipo un effetto particolare solo centrale, oscurare, vedete, vi lascia appunto. Seconda di come lo passate, fate un effetto differente. Potete anche farlo tipo a metà unghia così. Non so se si nota così, se vi mostro. Oppure farlo tutto l'unghia, in questo modo. Oppure opacizzare delle parti, tipo rendere. In questo modo, solo da un lato, qui non ci sono e sono presenti solo dall'altra parte. Insomma, questo è l'effetto. E ci sono anche altri colori sul sito, oltre a questo qui grigio, quindi credo che ne prenderò altri perché mi piace proprio questo effetto che dà sull'unghia, cioè è davvero molto bello. Poi a seconda della luce dà un effetto diverso, vedete? Qui i brillantini in tutte le unghie sembrano che si muovono, non lo so, dà questo effetto molto molto carino. Aspettate che trovo un po' di carta per togliere l'argento
dal dito. Aspettate, ok, ci sono. Ok, fatto. Allora, poi vi mostro le ultime colorazioni, perché gli ultimi due, tolgo anche il magnete, l'argento l'ho chiuso, ok, gli ultimi due flaconcini ve li mostro già subito, perché uno è appunto il Fast Universal Plus, che il codice è 9062. Questo qui vi serve sia come base e sia come sigillante, quindi lo si utilizza in due fasi per la realizzazione appunto del semi permanente. Io faccio prima uno strato col Fast Bonder, che sarebbe il preparatore di aderenza, poi utilizzo il Fast Universal Plus e poi dopo aver catalizzato questo e sgrassato vado ad applicare il colore. Quindi questo lo utilizzo sia come base e sia come finish sopra, se voglio ovviamente un finish lucido, glossy. Se invece voglio un finish opaco, ho scelto questo qui, che è il Velvet Top Coat, ed è appunto il numero 2083. Questo invece dà l'effetto opaco all'unghia. Questo ovviamente va utilizzato soltanto per la parte finale, quando appunto vogliamo andare a sigillare la nostra unghia, o lo sigilliamo appunto con questo qui che dà l'effetto diciamo lucido, come in questo caso, oppure un effetto opaco andiamo a utilizzare appunto il Velvet Top Coat. E appunto il top coat che dà l'effetto opaco, quindi rende qualsiasi colorazione tipo effetto velluto, quel velluto un po' così opaco. Dai, adesso non ve lo posso mostrare, perché ovviamente per rendere opaco il semi permanente bisogna per forza catalizzarlo in lampada, quindi per il momento non ve lo posso mostrare. Poi gli ultimi due colori che ho scelto dal sito, questo qui è l'Afrodite, che è il 9149, questo è anche molto molto bello, è un altro rosso spettacolare, ok, che è differente da quello che vi mostravo prima, che mi sembra che si chiamava Aludel. Poi hanno tutti questi nomi particolari, sì, Vinaccia Aludel, questo invece si chiama Afrodite. Ed è davvero spettacolare. Questo alla mia destra è l'Afrodite, come vedete, questo rosso molto molto bello intenso, e questo invece era Aludel. Sono differenti, ma entrambi spettacolari. Poi l'ultimo colore è questo qui, questo è davvero molto bello anche questo, è un verde smeraldo ed è l'articolo numero 9175. Molto molto bello anche questo. Questo anche già l'ho utilizzato, perché quest'ordine l'ho fatto un mesetto fa ed erano attivi anche gli sconti, infatti ne ho approfittato proprio quando c'erano gli sconti. Questo è appunto il verde smeraldo, anche questo è davvero molto bello. Poi sul sito di Gamax ne ho presi anche altre colorazioni in passato e continuo ancora a metterli, e sono davvero belli. Per quanto riguarda la promozione, molte volte sul sito attivano queste promozioni davvero molto molto vantaggiose, tipo alcune di queste colorazioni vanno tipo dai prezzi dai 10,99 ai 12,99, e io l'ho pagate quelle 10,99 2,75 euro, e quelli invece a 12,99 le ho pagate 3,25 euro. Quindi sul sito erano disponibili tantissimi colori, perdonatemi se non ho fatto prima il video, magari potevate approfittare anche voi della promozione, ma stavo bloccata con la schiena quando ho fatto quest'ordine, e quindi niente, ve li mostro solo adesso. Se volete guardare il sito, spulciare nel sito, vi lascio il link dell'info box. Questo non è un video sponsorizzato, lo dovevo dire prima ma mi sono scordata a dirlo, io lo dico sempre quando è sponsorizzato e quando non, quando è una collaborazione e quando non. Quindi adesso è soltanto il mio semplice parere per quanto riguarda gli smalti semipermanenti dell'azienda Gamax. Questo era appunto l'omaggino, vabbè, inserisco di nuovo nella sua bustina.
E niente ragazzi, queste erano tutte le colorazioni che ho scelto appunto dal sito di Gamax. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!